Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue opere». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi è l'immediata prosecuzione di quello di domenica scorsa. Quindi Gesù e i suoi discepoli sono ancora a Cesarea di Filippo, dove Pietro aveva fatto la sua bella professione di fede, riconoscendo in Gesù il Messia, riconoscendo in Gesù il Figlio del Dio vivente. Però Gesù sapeva che l'idea di Messia che aveva in mente Pietro, così come quella che forse abbiamo in mente anche noi, non era proprio uguale a quello che lui aveva detto, a quello che lui voleva realizzare, e perciò si sente in dovere di spiegare chi il Messia è, che cosa lui è chiamato a fare. Pietro quindi continua ad essere il protagonista del colloquio con Gesù, ma continua ad esserlo a nome di tutti. Questo è anche il motivo per cui oggi la buona novella vi raggiunge da questa piccola chiesetta di campagna di Contrada San Pietro vicino ad Ortona, proprio per mettere in evidenza la priorità di Pietro rispetto al gruppo degli altri apostoli. Gesù quindi comincia a dire che lui, in quanto Messia, deve andare a Gerusalemme, e probabilmente Pietro si sfrega le mani perché dice: finalmente si comincia, finalmente andiamo a Gerusalemme e Gesù inizierà il regno di Dio, inizierà a governare con braccio potente, inizierà a dominare su tutto il mondo, e il potere che lui conquisterà lo gestiremo noi, noi il gruppo dei suoi amici. Non aveva compreso quello che poi dirà Gesù, e cioè che doveva andare a Gerusalemme per morire prima e poi risorgere il terzo giorno. Non aveva compreso che il senso della vita del Messia e di ciascuno di noi è fare dono della propria vita agli altri, mettersi a disposizione a servizio degli altri, non governare con il potere, con la forza sulle altre persone servendosi di esse. E per questo motivo Pietro prende in disparte Gesù e lo rimprovera. Anzi, il verbo che noi utilizziamo in italiano non esprime quello che Pietro fece. Pietro fece su Gesù come un esorcismo, quasi a dirgli: «Signore, tu hai parlato, ma non hai parlato tu. Queste parole te le ha suggerite il diavolo. Perciò cacciamo questo diavolo e tu torna a ragionare come devi ragionare». Infatti Pietro, che certamente non conosceva tutta la Sacra Scrittura, conosceva a memoria i versetti in cui si parlava del Messia, della sua potenza e della sua forza. Conosceva il Salmo 72, che dice che il regno del Messia
Sarà dal fiume fino ai confini della terra, da mare a mare, che i re della terra si inginocchieranno davanti a lui, che i nemici del Messia morderanno la polvere con la loro bocca. Pietro, conosceva bene il capitolo 28 del Deuteronomio, in cui lo stesso Mosè aveva detto che il Messia avrebbe governato con braccio potente, che Israele sarebbe stato il primo fra tutti i popoli della terra. Per cui va da Gesù e gli dice: cambia idea, tu non hai compreso bene le scritture. Ma è Gesù che a sua volta rimprovera Pietro e gli dice: tu vuoi togliere il demonio da me, ma il demonio ce l'hai tu. Tu sei Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, tu ragioni secondo gli uomini, cioè ragiona come tutti avrebbero ragionato, forse come avremmo ragionato anche noi. E quindi Pietro deve rivedere la sua posizione, le sue idee sul Messia, così come forse le dobbiamo rivedere anche noi. Anche noi a volte ci allontaniamo da Gesù quando casomai lo abbiamo pregato e non abbiamo ottenuto nulla dalla nostra preghiera. Gesù ci invita a fare un salto di qualità, ad entrare nel mondo nuovo che deve sostituire il mondo vecchio e tutti i suoi rappresentanti, quello che in un qualche modo era anche dentro il cuore di Pietro e degli altri apostoli, dentro anche il nostro cuore. E tutti coloro che rappresentano il mondo vecchio sono espresse dalle tre categorie di persone alle quali Gesù fa riferimento: gli anziani, i sacerdoti e gli scribi. Gli anziani che con le loro tradizioni avevano coperto il senso vero della parola di Dio, avevano presentato un Dio che voleva bene ai forti, ai potenti, che benediceva i ricchi, mentre invece trascurava le altre persone. Nella parola di Dio c'è scritto il contrario, che Dio è Dio degli orfani, delle vedove, dei poveri, degli ultimi, dei diseredati. Gli anziani avevano coperto tutto questo con le loro tradizioni. Addirittura negavano il rispetto dei comandamenti anche per quanto riguardava gli obblighi nei confronti dei propri genitori. Poi i sacerdoti, i quali presentavano un Dio con il quale avere un rapporto commerciale. Venite nel Tempio, fate le vostre offerte, offrite i vostri sacrifici, Dio sarà contento di voi e vi esaudirà. Il Dio di Gesù, il Dio che è presentato dalle pagine della Sacra Scrittura, non è così. È un Dio dal cuore grande, è un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, grande nell'amore. È un Dio che ha fatto della gratuità il suo stile di vita. Non bisogna meritare l'amore di Dio. Dio il suo amore lo dona a tutti, vicini e lontani, piccoli e grandi, uomini e donne, ricchi e poveri, appartenenti al popolo di Israele e stranieri. Gesù vuole che noi recuperiamo la gratuità del rapporto con Dio. E infine gli scribi. Domenica scorsa Gesù aveva detto a Pietro: a te darò le chiavi. E le chiavi erano proprio quelle che aprivano la comprensione della Sacra Scrittura. Gli scribi, come poi Gesù li rimprovererà, non ci sono entrati loro nella logica della Scrittura e non hanno permesso agli altri di entrarci. Non hanno accolto nella grande famiglia della Chiesa chiunque volesse entrare. Piuttosto sono diventati di ostacolo, hanno chiuso invece di aprire. Non hanno custodito, hanno sbarrato la strada. Gesù ci dice che la parola davvero per tutti deve diventare luce ai passi, lampada al cammino. Perciò, per fare tutto questo con Pietro, lui si volta, perché stava andando verso Gerusalemme. E quindi è come se stesse dicendo a Pietro: io lo so chi sono e cosa devo fare. Tu devi seguirmi. Tutti dovete seguirmi se volete essere miei discepoli.
e per seguirmi dovete mettere in pratica queste tre condizioni, se volete. Quella di Gesù è una proposta. Una volta abbracciata la proposta, essa diventa vincolante per noi. E la prima cosa che ci viene chiesto di fare è rinnegare noi stessi. Il che non significa essere cristiani tristi, cristiani che disprezzano se stessi e gli altri, cristiani che non conoscono la gioia, perché Gesù vuole proprio questo, la nostra felicità e la nostra gioia. Rinnegare se stessi significa non mettere se stessi al centro, mettere al centro Gesù, mettere al centro il nostro prossimo. La gioia sarà tanto più grande quanto più noi apriremo l'orizzonte della nostra vita a Dio e ai fratelli. La seconda caratteristica è la necessità di prendere la croce. Non è Dio che dà le croci, la croce la dobbiamo prendere, ma la croce con Gesù non è più uno strumento di tortura, non è più semplicemente solo uno strumento di tortura, la croce diventa il simbolo della vita donata. Quella è la meta del percorso, quello è il traguardo del cammino sul quale Gesù ci chiede di seguirlo, fare della nostra vita una vita donata. Perciò la terza condizione è segui me, vieni dietro di me, non essermi Satana, cioè non essermi di un avversario, non essermi di scandalo, cioè non essermi di inciampo. Pietro doveva essere, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, la prima pietra, il primo sasso dell'edificio spirituale costruito sul fondamento che è Gesù. Oggi diventa un ostacolo. Quante volte, forse anche noi siamo dei piccoli Satana, degli avversari di Gesù, quante volte anche noi diamo scandalo, cioè il nostro modo di parlare e di agire diventa un ostacolo per i nostri fratelli e le nostre sorelle, impedendo loro di raggiungere Gesù. Gesù ci dice: rinnega te stesso, prendi la croce, segui me. In questo modo troverai la tua vita, in questo modo troverai la riuscita della tua esistenza, in questo modo sarai felice e sarai nella gioia. Ti sembrerà di perdere la tua vita, ma l'avrai trovata. Se invece la vuoi trattenere, se invece pensi solo a te stesso, se invece vuoi approfittarti di tutto e di tutti, allora potrai provare qualche sprazzo di piacere, ma certamente non proverai la felicità, non raggiungerai la gioia. In questa fine estate che ci proietta verso l'inizio del nuovo anno pastorale, accogliamo la proposta di Gesù e la sua idea di mondo nuovo. Diventiamo capaci di seguirlo facendo della vita donata, della gratuità, del dono della nostra vita, il motivo della nostra esistenza, il punto di riferimento di ogni nostra giornata.